Dovete comparire la parola di qui tra 3, 2, 1. Ciao, io sono Taika. E io sono Ghirinia. E questo è Chiacchiere Letterarie. Vedere dal titolo, questo è un video che facciamo dedicato alla nostra giornata al Salone del Libro di Torino. Vi lasciamo degli spezzoni che abbiamo registrato lì sul salone. Esatto. Siamo appena arrivate, beh, wow! Perché è gigante e ci sono un sacco di libri. E non sappiamo da dove iniziare, guardate. E abbiamo soltanto una giornata. E ci sono almeno altri due padiglioni come questi, quindi... E quindi abbiamo gli occhi a cuoricino e penso che questi vlog saranno numerosissimi e che spenderemo un sacco di soldi, quindi... Iniziamo? Iniziamo. Ok, primo abbiamo padiglione finito. Il primo padiglione. Speriamo che prosegua. Dobbiamo aver beccato il padiglione sfigato, perché... Allora, troppa religione, primo. Troppa roba che non c'entra niente, tipo la Rai con le canzoni e la gente assiepata coi cellulari. E io voglio passare a vedere i libri, non mi importa sì, niente. Ma veramente tanti padiglioni che non hanno niente a che vedere con i libri e la lettura, quindi... Per esempio. Diciamo che è... E voi smettete di assillare, cioè... Prima di cercare di vendermi un libro, fatemi almeno leggere la trama, perché... E soprattutto fatemela leggere a me, non raccontatemela voi, perché no, tanto... No, ma neanche raccontarla se mi lasci il tempo. Cioè, nel senso, se io prendo il libro, leggo la trama e tu sei già lì, la stai comprando, ti faccio un autografo. E dammi un attimo. Cose positive, abbiamo trovato tre stand interessanti. Prima di tutto quello sull'unione degli editori indipendenti. Degli autori. Autori. Molto interessante, sì. Molto carino, molto interessante. L'altro ve lo lasciamo qui sotto il nome perché non me lo ricordo, esatto. Però erano veramente un sacco simpatici. Vi aggiorneremo. Esatto, sì. Erano veramente un sacco simpatici. E poi un terzo dal quale io ho comprato un libro. Mi auguro per l'autrice che sia veramente bello come me lo stava descrivendo, perché altrimenti la recensione sarà terribile. E la gente inizia a guardarci veramente male. Esatto. Comunque, adesso si mangia e poi continuiamo con i padiglioni. Come avete visto, il vlog purtroppo si interrompe decisamente presto, perché se il primo padiglione non ci convinceva per niente, poi era il terzo padiglione, non ci convinceva per niente, dal secondo in poi ci è piaciuto talmente tanto che ci siamo dimenticate di vloggare. Perché noi siamo molto professionali e seguiamo molto, esatto, i nostri principi, quindi, e le cose che ci diamo. Quindi ve ne parliamo adesso. Esatto. Allora, come avete visto dal video, il primo padiglione è stato veramente... deludente, sia perché era pieno di stand religiosi, ma molto tanti. Religiosi. Ora niente in contrario, però 1, 2, 10, 20 iniziano ad essere un po' troppi. C'erano cose che non c'entravano assolutamente niente con i libri. Tipo quindi... lo stand della Rai. Io posso capire che la Rai sia partner ufficiale, ma mi occupi in mezzo padiglione, poi la gente sta lì in mezzo e tu non puoi passare, c'è tipo la casa editrice davanti e tu non sei esatto. Perché c'è la gente di spalle che la copre. Erano un pochettino isterici, tra l'altro dopo ve ne parleremo anche di quella casa editrice, perché sì, beh, comprensibilmente isterici, perché sai, vedi solo le schiene della gente per tutto il giorno, magari ti scocci poi. È abbastanza, in effetti è abbastanza. E dal secondo padiglione la musica è cambiata completamente. Dobbiamo fare anche una premessa. Noi siamo andati al Salone del Libro interessati principalmente alle piccole case editrici. Non ci interessava assolutamente girare alla Feltrinelli, girare alla Giunti o cose perché simili. Perché possiamo farlo qui. Quindi non ci sembrava il caso. Il viaggio da Pisa a Torino per vedere la Giunti. Esatto, quindi o la Mondadori o... no. Comunque. Quindi... Adesso facciamo una prima parte in cui parliamo delle case editrici che più ci hanno colpito positivamente e poi passiamo agli acquisti. Esatto. Allora, prima casa editrice che mi sa che è anche la prima carina che abbiamo incontrato, non mi ricordo, comunque una di quelle che sicuramente ci ha colpito di più anche per un libro molto particolare è le Edizioni Esordienti ebook, che è una casa editrice che ha principalmente ebook, però anche qualche cartaceo, e ci ha colpito... Soprattutto per un libro. Siamo fermate
particolari. Sì. Dedicato alla Sardegna, dove c'era in bella vista copertina che vi lasciamo magari qui al esatto, centro, così potete apprezzarla. Il simbolo della Sardegna. Dai, del simbolo, no, per la delle campagne sarde, esatto. Sì. Un bel cartellone colpito a pallettoni, esatto. Cioè, era fantastico. Poi diciamo che ci ha colpito molto anche perché gli editori e le persone che c'erano nello stand erano veramente simpaticissime, sì, molto socievoli e non ci hanno costretto a comprare, esatto, niente. Ci hanno magari chiesto il nostro genere preferito, fatto vedere le varie proposte, ma mai ci hanno sfilato, no, dicendoci, esatto, compra questo che è bellissimo. E questo ci ha fatto anche capire che erano molto felici del lavoro che facevano, che quei libri gli piacevano. E lo facevano perché gli piacevano quei libri, esatto, non per venderli. E non per venderli e basta, che non è male. E quindi ci ha colpito molto molto positivamente, sì. Come già detto, vi lascio comunque il link qui sotto se volete andare a saperne qualcosa di più. Un'altra casa editrice che ci ha attirato molto è una piccola casa editrice che si chiama Plesio, almeno aveva uno stand molto piccolo in realtà, e vende principalmente, almeno fantasy, da catalogo sembra, produca principalmente fantasy, stile egg fantasy soprattutto, sia per adulti che per ragazzi. E non so, ci ha attirato molto il fatto che aveva delle belle copertine, delle belle trame. E quindi... E poi gli editori erano giovanissimi e molto socievoli. Lì nello stand c'era anche un autore, fra l'altro, con cui abbiamo parlato e lui era molto... molto emozionato, si vedeva che era una cosa che comunque insieme agli editori gli piaceva fare. Gli piaceva fare, sì, infatti è stata anche quella una bella esperienza, anche perché, ripeto, poi anche altre case editrici che abbiamo trovato, quelle che ci sono piaciute di più alla fine sono quelle con quali che ci hanno permesso di parlare di più con gli editori, non soltanto dei libri che erano lì, ma in generale sul perché pubblicavano quel determinato, esatto, tipo di libri. E che non ci hanno obbligato a comprare. Esatto. Tipo, fermate agli angoli degli stand, non facciamo nomi Mondolibri. Spacciandosi per case editrici che non erano. Tipo, conoscete la Mondadori? Vorreste una tessera di sconto Mondadori? Perché noi della Mondolibri... cosa? Perché? Ripeti, Mondolibri, scappa. Fuggi, fuggi, fuggi. No, comunque è stato, sì, tra l'altro anche quello nel primo padiglione che abbiamo visto, sì, il terzo, quindi ci ha veramente fatto una bruttissima impressione questo terzo padiglione. Un'altra casa editrice che abbiamo visto e che mi ha colpito molto perché aveva un genere che a me piaceva veramente, che piace veramente tanto, è la Dedalo Edizioni. Infatti la Dedalo pubblica principalmente libri di saggistica non campati in aria. Esatto, scientificamente accurati. Esatto. Che non è semplice da trovare, esatto. Questa è una cosa da sottolineare, perché ultimamente molti parlano libri scientifici con cose che non stanno né in cielo né in terra. Mio padre fa la pasta così. Esatto, quindi sorprendiamo. Su quello comunque è stata veramente una bella scoperta. Alcuni libri erano anche romanzati, quindi dei saggi, un po' al mondo di Sofia, per fare un esempio. Comunque, sembravano veramente molto interessanti. Un'altra casa editrice, anzi, in realtà in questo caso si tratta di un'unione di scrittori, che prende il nome di Scrittori Emergenti Uniti, SEU. Sì. Abbiamo incrociata anche questa nel padiglione, mi pare questa nel primo del primo, visto, infatti era quindi nel padiglione 3. Esatto, l'unico stand che ci ha veramente, esatto, colpito. E insomma, alcuni scrittori emergenti si sono uniti, hanno comprato tutti insieme un padiglione, perché ovviamente i padiglioni al salone sono inaffrontabili per una sola persona, e hanno, diciamo, messo insieme tutti i loro libri, si alternavano in questo stand e parlavano dei loro libri e li vendevano, esatto, lì. E la cosa bella è che, per esempio, loro non ci hanno assaltato. Cioè, non solo, ma poi anche se chiedevi informazioni su un libro che non era pubblicato dall'autore con il quale stavi parlando, te ne parlava tranquillamente, te ne faceva leggere tranquillamente e non ti assillava proponendoti il suo libro, esatto, cosa che invece c'è successa, cioè, esatto, sì, per esempio un autore che ci ha detto: io ho pubblicato questo libro, e noi, ah sì, carino, e quello di che cosa parla? Ma il mio libro! Sì, sì, ma io volevo fare, interessa più l'altro! Mi dispiace, cioè avevamo un budget limitato comunque, quindi non è che potevamo comprare chissà quanti libri, e se ne sono giocata molto male. Altri sono già nella lista desideri, aspettando almeno 3-4 mesi, perché con tutti i libri che ho comprato in questo periodo, se ne compro qualcun altro esco fuori di casa io.
quindi diciamo che aspetteranno perché non c'è spazio, perché ti buttano fuori, perché ti buttano fuori. Comunque altre due case editrici sono la Neo Edizioni, che ci ha colpito sia per copertine molto particolari ma anche per gli argomenti, perché sono argomenti un pochettino dei nei, come dice la casa editrice, tra l'altro il nome deriva proprio da quello. Sono libri molto particolari, molto irriverenti, sì. Quindi ci è sembrata veramente molto interessante, anche perché trovare libri che escono fuori dal coro non è poi così semplice. Soprattutto trovare editori che li pubblichi. Esatto. Magari i libri che escono ci sono, poi però non li pubblica nessuno. Esatto, non li trovi da nessuna parte. E poi l'altra casa editrice, questa nel padiglione interessante, mi pare, sì, nel padiglione 2, era la casa editrice che si chiama Scrittura Pura, che pubblica un genere un po' giallo, un po' pubblica fantasy, un po' attualità, esatto, ha un po' di misto. Però anche lì molto molto socievole gli editori, molto bene, molto bello come ci presentavano i libri, cioè ci hanno fatto girare nello stand, poi ci hanno detto se vi serve qualche informazione siamo qui. Ci hanno spiegato anche la storia della copertina di un libro, che magari anche quella che loro volevano cambiargli la copertina, ma l'autore ha imposto che fosse questa. Esatto, quindi l'hanno pubblicato così. In effetti era molto diversa dagli altri. Sì, diciamo più che altro che spiccava. Infatti. Forse per il fatto che non leggevi il titolo, però spiccava, cioè dovevi tipo prenderlo e dire cosa c'è scritto. Metterlo in diverse di... Però, ha fatto l'affare, nel senso sì, che facendolo diverso da tutti gli altri. Esatto. Quindi anche questa è stata davvero, davvero interessante. Ora passiamo invece agli stand che avevano fatto quel qualcosina in più. E ci hanno svuotato il portafoglio. Esatto. Ho detto in parole povere. Dai, in realtà siamo state anche brave. Sarà che non mettiamo molti soldi, però, insomma. Allora, no, è vero, perché un libro... Cioè, alla fine, iniziamo. Questo l'ho pagato soltanto 2 euro, quindi sono stata bravissima. Molto. Molto. E poi l'ho salvato dal macero, un libro della Vagliano Editore. Non ho idea di che cosa parli, perché avevo letto lì la trama, mi aveva colpito, ma ammetto che in questo momento non me lo ricordo. Ecco la bella avvocatessa, è una delle frasi che c'è nella quarta di copertina. Quindi... Il titolo è molto interessante, si chiama Irene a Mosaico ed è scritto da Consolata Lanza. È un libro scritto un bel po' di tempo fa, perché... Il prezzo è anche in lire, costava 16 euro, io l'ho pagato 2 euro perché era 3 libri destinati al macero e quindi diciamo che meritava una seconda, una seconda possibilità. E l'altro libro che ho letto, che in realtà è il primo che ho comprato lì, è La Regina Rossa della Corte Editore, edito dalla Corte Editore, costa 15,90 euro. Questa casa editrice era quella che c'era davanti allo stand della Rai. Quindi c'era veramente un caos lì davanti. Non si poteva passare, ma non perché c'era la gente che guardava lo stand, ma perché erano in mezzo. Erano tutti quanti in mezzo guardando alla Rai. Fatto sta che è capitato che una ragazza mi desse un volantino su questo libro, l'ho letto e sono rimasta un pochettino interdetta perché sembrava interessante, però c'erano alcune cose che stonavano, quindi ho detto avviciniamoci, mi sono avvicinata. Ho preso il libro, lo stavo leggendo, a un certo punto sono stata assaltata da una ragazza che ha cominciato a tessere le lodi di questo libro, che era bellissimo, e poi ho scoperto che era l'autrice. E ho detto, ascolta ragazza mia, facciamo una cosa. Sei leggermente sicura di sé, le cose sono due. O non capisci niente, oppure sei veramente brava. Infatti gli ho detto, ascolta, facciamo una cosa, io te lo prendo, ma se non mi piace ti cerco sotto casa e te lo lancio in testa. Fatto sta che infatti mi ha scritto anche la Daddy, che c'è scritto, Valentina, fidati, vorrai con la mia protagonista. E questo libro l'ho già finito di leggere e propendo per la seconda opzione. La scrittrice è veramente brava, questo libro mi è piaciuto veramente tantissimo. Però se non scrive il seguito, vado comunque sotto casa sua a lanciargli in testa. Comunque, doveva lasciarti stare. Esatto, doveva lasciarmi stare e basta. Fatto sta che ve ne scriverò una recensione, la metterò sul sito e io lo consiglio veramente tanto, perché è veramente scritto bene, una bella storia, interessante e quindi... È carino! Sono contenta che mi abbia consigliato un bel libro alla fine. Tra l'altro la casa editrice, la Corte Editore, aveva un sacco di libri. Sì, un sacco di titoli interessantissimi. Tra l'altro molti anche famosi qui su YouTube,
tipo il guerriero, mi ricordo bene il titolo, vi lascio la copertina qua, sicuramente ne avete sentito parlare perché un sacco di booktuber ne hanno parlato di questo romanzo, infatti mi ispirava parecchio, però sì, diciamo che c'è sempre tempo adesso, esatto, che lo conosciamo. Esatto. A questo punto, mentre giravamo così nello stand, ci siamo imbattuti in questa... Nel padiglione. In questo, sì. Mentre giravamo nel secondo padiglione, ci siamo imbattuti in questo stand di una casa editrice sconosciutissima, almeno io non l'avevo mai sentita, non mi pare. Però c'era da 10 anni, se non è... Vabbè, siamo informate. Comunque, che attirava, secondo me, la cosa che attirava erano i colori. Era veramente coloratissima, sì, bellissima. Tipo una tavolata gigante di graphic novel, tutte coloratissime. La scritta Atunue che svettava in verde all'inizio dello stand. Titoli incredibili, giravamo intorno allo stand, ovviamente viste le magre finanze, intorno alla parte al 50%, perché giustamente siamo povere in canna. Comunque giravamo intorno a questo stand e una delle ragazze ci ha detto, ci ha pescato così, in modo piacevole però, perché questo è un modo piacevole, esatto, e ci ha chiesto quale genere preferissimo, se avessimo mai letto graphic novel. E poi ci ha detto, ma tra tutte queste varie graphic novel, secondo me può attirarvi questa. E ci ha tirato fuori questo, già la copertina. E ci ha detto, questa è una storia che parla di Parigi, parla di Circensi, parla di 1800, ambientazione un po', come si dice, un po' magica, un po' fantastica, con personaggi realmente vissuti. E poi ci ha fatto aprire il libro. E cioè, io sono rimasta innamorata, mette poco, giusto? Sì, dovremmo mettere. Spero che riusciate a vedere, se no vi metto una foto, i disegni di questa graphic novel. Oh, oh sì, segnalibro. C'è anche il segnalibro disegnato, anche questo bellissimo, sì, tra l'altro. È stupenda, questa graphic novel è stupenda, non era al 50%, però se l'è meditato, non la potevo lasciare lì. Ed è entrata di diritto tra le case editrici più belle per le graphic novel, perché è veramente stupenda. Tra l'altro la ragazza ci ha detto, dopo che abbiamo comprato e ci ha fatto lo sconto, ci ha anche detto che gli autori di questa graphic novel, che fra l'altro sono autori Disney, hanno tipo scritto alcune storie di Topolino, hanno scritto storie delle Witch, tipo di Witch, hanno scritto anche storie delle Witch. Ecco perché sono così bravi. Esatto. Ci ha detto anche che li avremmo potuti trovare alla Bau Publishing, l'altra casa editrice, perché pubblicavano un libro anche per quella casa editrice, quindi noi siamo andate e ci siamo beccate anche la dedica degli autori, che ci hanno fatto anche il disegno, quindi, fra l'altro, perde il segnalino. Vabbè, fra l'altro sì, bellissima la graphic novel che io ho già letto e ne ho anche già scritto una recensione, se poi volete andare a leggerla la lascio giù. Bellissima la casa editrice, che aveva dei titoli di successo spettacolari. Cioè, questa ve la lasciamo qui giù in descrizione, ma fidatevi, andate a vederla, sì, perché merita a livelli, proprio così. È simpaticissima la commessa, la ragazza. Tra l'altro. Se fosse un'editrice o una commessa, non lo so, però stupenda. Cioè, veramente stupenda. Come convincere un acquirente, ci riesci benissimo. Rimanendo in tema fumettistico, diciamo, c'era la disegnatrice di Simple and Madame, c'era Lorenza, e quando l'ho vista i miei occhi stanno fatti a forma di cuoricino e quindi gli ho preso un fumetto, si chiama Avventure al Metrò di Simple and Madame, e io l'ho adorato perché sono pendolare e queste storie sono fantastiche, perché sono esattamente le storie che succedono a me quando viaggio in treno. Tra l'altro nella dedica ha scritto, spero che i tuoi viaggi siano più tranquilli dei miei. Grazie, ma... No. No. Però era dolcissima. No, era tenerissima. A parte che è identica a Madama, tipo spiccicata. Sì, sì, ma sicuramente lei, ma non pensavo che un fumetto così riuscisse. E poi tenera, proprio ti veniva voglia di andare a prenderla. Sarà bellissima. Casa editrice Magic Press, costava 6 euro, quindi me lo sono regalata, perché ci tenevo veramente un sacco. Era un sacco che volevo prendere un loro fumetto e visto che c'era, ne ho approfittato. Tenerina. E poi infine passiamo all'ultima casa editrice, che è una casa editrice che noi conoscevamo già, perché sì, è una delle case editrici con cui collaboriamo, che è la Danwich Edizioni.
E lì abbiamo fatto i danni. Perché, perché già ci piacevano tanto le loro pubblicazioni, esatto. Le avevamo già letto di loro, poi loro, di persona, loro sono fantastici, esatto. Sono simpatici. È stato veramente un piacere conoscerli. Sì, ragazzi, i loro libri sono qualcosa di straordinario. Ora, a prescindere da tutto, ma io veramente non ho trovato un loro libro che non valesse la pena di... E non lo diciamo perché ne collaboriamo con loro, anche perché li abbiamo comprati. Esatto. Quindi abbiamo... Quindi sono stati comprati. È un piacere collaborare con persone che curano, anche perché, ora... Ragazzi, guardate, fai vedere un attimo anche la... Guardate ste copertine, ok? Cioè... E fra l'altro, belle non solo le copertine, ma anche le storie di questi libri. Questi libri, questi due, fra l'altro, li abbiamo già letti e recensiti. Esatto. E infatti, sono andata alla Danwich apposta per prendere questi. E anche mi dispiace parecchio di essere andata sabato e non venerdì, perché hanno potuto conoscere anche Anita. Che poi... Non solo, anche... E anche Alessia. Anche Alessia, perché hanno fatto la doppia presentazione il venerdì che ci siamo persi. Esatto. Entrambi, ripeto, questi li abbiamo comprati dopo averli già letti, perché erano... Perché valevano. Cavolo, se valevano. Tra l'altro la copertina è scritta... Io sono innamorata di questa copertina. È fatta da Alessia? Sì, è disegnata da Alessia stessa, che è praticamente brava in tutto. Sa leggere? Sì, sa leggere. Meno male. Sa scrivere, sa disegnare. Boh, ti voglio come vicina di casa. Vuoi diventare mia coinquilina? E quindi siamo... Il danno è stato fatto con... Il danno è stato fatto... Con Alice in Wonderland di Alessia Coppola. Susy Moore, Nuovo viaggio al centro della terra di Anita Book. E poi Ritorno a Danwich, però c'è l'attenuante che l'ha preso il mio ragazzo. Quindi magari non conta. E io questo l'ho preso per il mio ragazzo, quindi non conta neanche questo. Comunque, questa è una raccolta di storie ispirate al mondo Lovecraftiano. Quanto è difficile da dire, ispirato al mondo Lovecraftiano. Insomma, invece quello è... Questo si intitola Pavlov's Dog, l'armata dei lupi, cioè di Snell e Tom Brannan, credo si dica così. E parla di lupi mannari, zombie e Armageddon. Questi invece autori vari novelle scritte da autori vari, che non sono nominati. Tra l'altro questo libro il mio ragazzo l'ha già letto, se l'è letto tipo in una giornata, non riusciva a staccarsi, quindi presuppongo che gli sia piaciuto parecchio. Ah, una cosa che mi è piaciuta un sacco di questo libro, oltre al fatto che gli è piaciuta parecchio, è che me l'hanno consigliato loro, nel senso che io a loro gli ho detto gli autori che gli piacevano e mi hanno detto sicuri, questo. E cioè avevano ragione. Ci hanno preso. Non... Complimenti. Esatto, ciao. Vuol dire che le cose le conoscono veramente bene per poter consigliare così senza conoscerlo. E il primo commento che ha fatto dopo averlo finito è stato: è un bellissimo film d'azione. More, ma quello è un libro. Sì, ma è un bellissimo film d'azione. E infatti gli ho chiesto una recensione un pochettino più dettagliata, perché se era entusiasta è un motivo, ci sarà. Volevo capirlo un pochettino più nel dettaglio rispetto a... È un bellissimo film d'azione. Comunque, in generale, c'è da notare, secondo me, della Danwich, i prezzi di copertina, sì. Che a me l'ho stupito parecchio, perché effettivamente nell'ambiente della fiera erano tra i più bassi, e tutte queste pubblicazioni vengono tutte 10 euro. Esatto, 9,90. Che è l'ultimo prezzo, tra l'altro, soprattutto per provare i libri di case editrici piccole che non conosci. Sì, e ripeto, il fatto che il contenuto adesso... dici, sarà un caso, uno o due libri che ti piacciono. Qua abbiamo 4 libri e sono uno più bello dell'altro, tutti quanti. Mm-hmm. Cioè, ora... Ma io ne ho detto anche altri della Danny, c'erano bene anche gli altri. Sì, quelli altri che abbiamo... Visto, sì. E quindi, niente, la nostra esperienza al salone più o meno è riassunta qui. Non abbiamo comprato tantissimo, come vedete, qui ci dispiace anche non aver comprato libri di varie case editrici, esatto. Che abbiamo incontrato, perché se lo meritavano le case editrici, i testi se lo meritavano, gli autori lo stesso... Però ovviamente avendo pochi soldi abbiamo dovuto scegliere qualcosa. Un pochino, sì. Più, ripeto, quello di Anita e quello di Alessia, sapevamo già che... Siamo andate anche per quello. Quindi... Esatto, quindi diciamo che il resto comunque è abbastanza vario come editoria. Diciamo che se dopo il primo padiglione stavamo già dicendo io qui non ci tornerò mai più, a fine serata abbiamo detto quanto manca al prossimo salone del libro. Già. E quindi... Adesso magari la prossima volta 2-3 giorni. Magari la prossima volta con 200-300 euro. Sì. E magari dormiamo lì e non facciamo tutto il giorno con gli zaini.
Questa sarebbe una gran bella idea. C'eravamo, così alla fine truccate con gli zaini pesantissimi. Ecco, mamma, magari anche le 7 ore di viaggio, tutte 7, 9, le 9 ore di viaggio, non ti ritorno tutte nello stesso giorno, no, lo stesso. E evitare il marpione vecchio sarebbe. Sì, ma questa è un'altra storia. Se volete sapere la storia del vecchio marpione, scrivetelo nei commenti. L'esperienza al salone del libro finisce qui. Se volete raccontarci la vostra, se siete andati al salone, se avete conosciuto qualche autore particolare, qualche libro particolare, se ci volete parlare di qualsiasi cosa, potete scriverci giù nei commenti le vostre impressioni e le vostre esperienze. Però se vai con le smorfie, scusa, potete lasciarci giù nei commenti tutte le vostre impressioni, esperienze e quello che è pareri volete. In particolare se avete qualche giudizio su qualche casa editrice che non abbiamo nominato, ma che merita. Esatto. Per questo video è tutto, un saluto, un abbraccio e buone letture!